Tribuna VIP del Philadelphia, sono le 15.10 e l'allenamento è finito da una mezz'oretta. Buongiorno. Nicolas Nkoulou ci viene incontro con un sorriso grande così, accompagnato dal responsabile dell'area stampa Piero Venera e dal preparatore Paolo Solustri. Il ghiaccio si rompe in fretta, posso chiedervi come scrivete il mio nome? Sapete, molti sbagliano, si scrive Nkoulou, senza l'apostrofo, tutto attaccato, ed è una delle poche frasi che scandisce in italiano in un'intervista in francese. Nel dialetto Bezi del Camerun significa tornado. Bizzarro, Nkoulou sarebbe un tornado. Proprio lui che scopriamo essere una persona pacata e riflessiva. KD Sport Academy. La sua storia da calciatore è nata da questa scuola alla periferia di Dahala. Se la ricorda? Come dimenticarla? Devo molto all'Accademia, è un centro di formazione che produce da sempre ottimi talenti, come Eto'o, Mbia, Comeri. È stato importante essere passato da lì, mi ha permesso di crescere e raggiungere il mio sogno. A 17 anni vola in Francia. Monaco, Marsiglia e Lione. Cosa le ha lasciato la Ligue 1? Sono molto fiero di aver giocato in Francia. Belle esperienze, ottimi ricordi, compresa Lione. Aver lavorato con tecnici come Bielsa e Deschamps a Marsiglia mi ha aiutato a diventare il giocatore di oggi. Poi arriva al Toro come un giocatore da scoprire. Nella stagione passata è stato tra i migliori 8 difensori della Serie A, quest'anno è partito ancora meglio fra i centrali alla quarta media voto più alta. Si è sorpreso anche lei? Se sei nuovo o straniero, come nel mio caso, devi fare uno sforzo in più. Io mi sono adattato al progetto. Quando mi hanno parlato del Toro ero orgoglioso di poter giocare qui. Ho provato subito a concentrarmi solo sul lavoro, penso di aver raggiunto un buon rendimento e di avere buoni rapporti con staff e società. La mia è una lotta quotidiana per ripagare tanta fiducia. Cosa l'ha colpita di Mazzarri? Sa ascoltare tutti, va oltre l'aspetto tecnico. Per un giocatore è importante avere un rapporto diretto, di fiducia, con l'allenatore. Se si creano confidenza e una certa intesa, il rendimento ne trae giovamento. In estate il mister le ha cambiato ruolo da marcatore a regista difensivo. Impressioni? Questo ruolo l'avevo già fatto a Marsiglia con Bielsa, ma ne avevo una conoscenza parziale. Con Mazzarri mi sto completando. Ci sono sfumature diverse, è un altro lavoro, devo dare le coperture ai compagni in difesa, avere una visione più ampia dell'azione. Mi piace molto. Con i primi stipendi al Monaco lei acquistò un terreno a Yaoundé per costruire la casa ai suoi genitori. È ancora molto legato al Camerun? Era il minimo che potessi fare per loro. Il mio sangue è camerunese, appena posso torno a trovare la nonna e i parenti. È un paese spaccato dalla lotta fra la parte anglofona e quella francese. Sono apolitico, io gioco a calcio, non mi esprimo. Dico solo che il Camerun è bellissimo. La sua infanzia non è stata certo agiata, ha dovuto trascorrere anche un periodo in collegio, ma alla fine lei ce l'ha fatta. La sua è una bella storia per tanti ragazzini, ci pensa mai? Capisco di poter essere un modello, per questo cerco sempre di tirare fuori la parte migliore di me per indicare la strada giusta a chi mi guarda. A Ferragosto ha incontrato il City del Camerun, Seedorf, qui al Fila. Tornerà in nazionale? Non posso dirlo ora, avevo deciso di rifiutare la convocazione, e in questo momento la situazione non è cambiata. Eccoci al Torino di Mazzarri, a che punto è nella crescita? Beh, io non considero il Toro una squadra, ma una vera famiglia. Non credo che sia giusto in questo momento fissare obiettivi, dobbiamo pensare solo a lavorare giorno per giorno. Di certo, stiamo crescendo tanto. In Italia c'è un'attenzione estrema alla tattica, superiore agli altri paesi, sei abituato a questo? L'imprinting in Italia è molto forte sulla tattica. Io sono contento di poter giocare in Italia perché sotto questo aspetto è come studiare all'università. Il nostro calcio era la patria dei difensori, oggi facciamo difficoltà a trovarne di nuovi e forti, siamo messi così male? Sì, e Raid, NDR però, attenti, il livello era talmente alto prima che fare confronti è difficile. In ogni partita vedo ottimi difensori in campionato, penso a Chiellini. Credo che per il calcio italiano sia solo un periodo di transizione. Passerà. Desktop minore di spend class uguale notification barra spam che ci fa Celentano nello spogliatoio del Toro? Gazzetta CRX link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito, utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accettos.